tryhard, tipologia di giocatori che negli ultimi anni ha preso sempre più piede su GTA Online. Il noto gioco di Rockstar è passato da essere un gioco gestionale di azione ad essere quasi un videogioco di combattimento e competitive. Certo, nel tempo il gioco è cambiato molto, sono stati aggiunti molti veicoli e armi, ma nonostante ciò, questi giocatori sono sempre persistiti e in qualsiasi sessione pubblica se ne trovano. Ma com'è essere tryhard? Questa è la domanda a cui proverò a rispondere oggi. Bella a tutti e bentornati, sono proprio il tryhard d'eccellenza e siamo qui oggi per mostrarvi come ogni giorno, perché ogni giorno sono qui, ogni giorno gioco a GTA Online, qui si fa sul serio ragazzi, si fa sul serio. Accendiamo subito l'Xbox perché con l'Xbox si gioca a GTA Online, appunto, la Serie X. Perché qui si flexa, ragazzi, qui si flexa. Un saluto a tutti i bro che si stanno unendo in questa diretta, perché ovviamente siamo in questa diretta in cui vi mostro quanto cazzo sono forte su GTA, ragazzi. Sono il più forte di tutti, come tutti voi saprete, ci sono le prove, ci sono gli archivi, ci sono tutte le cose. Qua, come vedete, si è acceso, siamo con il mio account moddato, ho pagato 200 euro, signore, 200 euro. Non so se vi rendete conto. Ecco qua, ora dobbiamo solo mettere le cuffie del pro, ragazzi, quelle che con cui mi vedete sempre fare grandi cose, grandi risultati su GTA Online. Eccoci qui, tutto pronto. Abbiamo pure il gioco, ragazzi, vi mostro come sempre quanto cazzo sono forte su sto gioco, porca troia. Sono fortissimo ed è inutile perché sti falliti ci provano ragazzi a diventare forte come me su GTA Online, ma non hanno capito ragazzi, non hanno capito con chi hanno a che fare. Il King oggi sta ritornando in sessione, dovete spaventarvi, dovete. Eccoci qui finalmente in sessione col mio account moddato da chissà quanti soldi, manco li so leggere io. Che flex, ragazzi, che flex. Rango 7983 e soprattutto il KD dice tutto, è negativo, ragazzi, è negativo perché tutti possono avere un KD positivo, ma io sono così forte che ce l'ho addirittura negativo, cioè ed è una cosa che proprio non ce l'ha quasi nessuno. Ovviamente account dato da 300 dollari, 300 euro, trasportato dall'estero in Italia. Proprio ragazzi, una roba che i migliori spacciatori di fiducia me l'hanno fatto avere. Aspetta un attimo, vediamo prima che sessione siamo. 17, me li mangio tutti ragazzi, finisco solo io in questa sessione, ci finisco. Tutti devono quittare, tutti, quando il King si presenta in sessione. Completi moddati. Ma che ve lo sto a dire, ragazzi, che ve lo sto a dire. Tanto ecco qui l'arma mia preferita che utilizzo per killare la prima vittima del giorno. Puntamento automatico, per tanto a noi che ci frega 750.000 il costo maggiore. Non so bene chi prendere, in realtà non so bene, ma ti direi quello che sembra più tryhard, ovvero Move Karma, il karma, perché il karma arriverà da te. Eccolo qui, 3, 2, 1. Che kill, signori, quanto siamo forti, ma quanto siamo forti. E la clippiamo, guardate, cioè, perché così fanno i pro player. E siamo già una kill, ragazzi, contatela, contatela, perché ne arriveranno molte altre quest'oggi, come sempre, d'altronde, perché sono io giustamente a giocare, sono il più forte di tutti. Ora sfruttiamo anche il potere del cash, il potere dei soldi qua, ragazzi, con la corsa moddata. Guarda, assalto livello 3, sempre per la stessa persona, cioè, ovviamente. Ti metti karma nel nome, cosa credi? Cosa credi di non avere contro nulla e nessuno? Certo, oggi ti sei imbattuto contro la persona sbagliata, perché hai avuto molta sfortuna a incontrarmi come avversario. Eccoci qui fuori con il nostro Avenger, ragazzi, potentissimo. Andiamo a killare qualcuno. Non so, ragazzi, qua c'è molta gente. Sto qui forse forte, Cage, Nicolas Cage, andiamo da lui ragazzi. Ah, quello che è sfuggito alla sala, come ha fatto a sfuggire? Come si è permesso? Ora, dov'è questo? Dove sta? Sembra lì. Buon ragazzi, tanto ora ci mettiamo pilota automatico, però lì. Dove ti trovi? Fatti vedere. Dove sei? Sei qua? No.
Ragazzi, killato sto fallito, pensava di sfuggire, pensava. Invece, l'abbiamo killato noi, l'abbiamo killato, chi se no? E voi direte, ah ma stupido FK, lo stai killando me. No, ha solo paura di me, non vuole giocare e finge di essere FK, cioè. Come vedete, già 2-0, rip, recupera globale. Questa finisce direttamente nell'archivio, ragazzi, nell'archivio. Già quello lì mi ha stufato, ragazzi, non merita di essere killato ulteriormente. Cioè, pensa di andare sotto il ponte e di farla franca sto qui, capite? Cioè, vi rendete conto? Allora, noi atterriamo qua dietro, ragazzi, e ce lo cecchiniamo. Cosa credete di fare? Cosa credete? Sì, vabbè, siamo preso una scuola tutto qua perché non si capisce mai cosa può succedere su sto gioco. Cecchiniamolo per bene. Oh, il bro. E dai, però. Civili di merda, non hanno rispetto per il king di GTA, non hanno. No, abbandonato. Ragazzi, ve l'ho detto che facciamo quittare tutti oggi, ve l'ho detto. Il Buzzard, il nostro amato Buzzard, con le tipiche tecniche da tryhard. Allora, mettiamoci pure il C4, tac, e andiamo. C'è uno qua vicino, ragazzi, c'è uno qua vicino. Allora, vediamo un po'. Tac, missili guidati. Pesa questa, pesa ragazzi. Te ne altro, so che. Ah mamma mia, ragazzi, stiamo devastando tutti. Come sempre, come tutti i giorni. Missili. Oh, cos'è? Sti ponti che si mettono in mezzo, ma come si permettono? Il più forte di GTA. Un'altra kill, 2-0, stia anche stavolta. Recuperate. Scarsi, che scarsi che sono questi. Ma io sono davvero il più forte di tutti, cioè. C'è poco da fare, c'è poco da dire, c'è poco da. Cioè. Mi sta. No, come ho fatto? Non l'ho preso, ragazzi. Io non ci voglio credere, davvero. Cioè. La mia mira non me l'ha fatto prendere. Che auto ha questo? Come si permette di fuggire da me? Zero lì, da. 3-0, che schifo. C'è uno con l'oppressor. Credeva che non l'avessi visto. Potevo anche far esplodere il C4. Ma addirittura ho avuto pure il tempo di fuggire dall'elicottero, di uscire, cioè. Ah, va sul tetto, hai capito. Crede di essere forte il bro. Che scarso, ragazzi. Si è fatto prendere dal primo missile questo. Fallito, questa la clippiamo, ragazzi. Vedete dov'è sta? Eccolo lì, ragazzi. Cioè, pensa col cecchino di farmi qualcosa. Scarso, veramente. Questa è la fece del gioco, ragazzi, la fece del gioco. Prendiamo il nostro jet, il nostro caccia fortissimo, formidabile. Hai capito, sto qua inviato i mercenari ad attaccarmi, cioè. Non so se ci rendiamo conto. Ok ragazzi, che io sono il più forte di tutti, sono fortissimo eccetera, ma cioè veramente sti qui di sta sessione sono veramente più scarsi della media, cioè. Si sa che un tryhard forte manda il rapinatore, non i mercenari, cioè. Che nabbi che sono stessi, che nabbi. Ah, si è messo in passiva sto qua. Che scarso ragazzi, che scarso davvero. Ovviamente comandi modificati, puntatore modificato. Però lì va. Anche i migliori possono sbagliare, ragazzi, cioè. Purtroppo ho fatto un errore di manovra, un errore di calcolo che mi è costato e niente. Per stavolta è sfuggito. Vabbè, richiediamo anche noi l'oppressor, che ti devo dire? L'oppressor viola, ragazzi, come i migliori tryhard insegnano. Vediamo dagli altri giocatori, non gliela daremo vinta assolutamente, perché io vinco sempre, io. Che fine ha fatto quello? Ha consegnato il veicolo. Ma dimmi te. I giocatori d'oggi non sono proprio bravo con l'oppressor, lo devo ammettere, però no ragazzi, una sfortuna. Ma come ho usato questo per una kill? Cioè mi sono schiantato contro il palo, cioè. Ora devo recuperare io globale, vabbè, recupereremo, qual è il problema? Dov'è sto scarsone con l'oppressor invece? Ora dobbiamo assolutamente vendicarci di questo tizio. Dove sta? Dove sta? È là dietro, ragazzi. Oh, chi è che mi spara? Però lì.
Credo che non l'ho visto, credo. Pensiamo una cosa alla volta, prima andiamo a prendere quello, va? Ragazzi, non capisco seriamente cosa stia facendo questo, però lo prendiamo. Non ci credo, ragazzi, ma... Te, credevi di ripararti dietro il camion, credevi, ma non t'è andata bene, già la kill l'abbiamo recuperata. Ci vorrebbe un bel corrompi forze dell'ordine, in effetti. Tanto ovviamente... Sta a fare quello? Vabbè, abbandonata, acquittato anche quella, acquittato, te. Come sempre, ragazzi, uno schema che si ripete. Richiediamo la nostra oppressore MK2. Eccolo lì, quello che cerchiamo noi, quello che ci ha provato ad attaccare prima con l'elicottero. Tac. Colto di sorpresa, ragazzi. Mamma mia, te anche, vai. Quello con la taglia, ragazzi, dove sta? Dove sta quello con la taglia? Qua sotto. Ah, abbiamo ucciso anche sto qui con la taglia. Pensava di fuggirsi. Sì. 5.000 dollari. Vabbè, non so parlare, ma chi se ne frega, sono il più forte del gioco. Altro che scherziamo. C'è uno col carico, attenzione, è proprio quello che serve a noi. Sto qui appena sbuca, te lo uccidiamo. Farebbe esplodere. Bravissimo, attenzione, stiamo facendo il disastro, ragazzi. Chi se ne sa, siamo un'organizzazione fantasma, cioè proprio. Vediamo un po' se riusciamo a killare anche questo. Ecco. Eccolo qui. Un bel 2-0 anche in sto caso, cioè proprio. Veramente stiamo devastando tutto, stiamo altro che. Come sempre, altrimenti anche questo, cioè proprio. Grazie alla nostra mitica oppressor che non ci delude mai. Qui c'è anche uno che... Vabbè, tutti scarsissimi, sono tutti navi in sta sessione, davvero. Cioè. Allora, anche quello c'è. Ottimo. Vabbè, siamo caduti, ma chi se ne frega, tanto stiamo facendo killer petizioni qui, veramente. Dove sta? Dove sta questo? Mamma mia, avete visto? Sbalzato via, c'è proprio... Una nullità, ragazzi, una nullità, altro che... Allora, dove sta questo? Dovrebbe essere... Ma è lì fermo, ragazzi. Ma, seriamente... Ah, no, ok, si sta muovendo. Bravo. Ogni volta sempre più forti, siamo sempre più forti. Io sono più forte, poi gli altri no, sono tutti scarsi, ma no. Andiamo a chiedere un po' qualcun altro, perché sto qui veramente... di una scarsità oscena proprio. Ah, c'è sto qui dal magazzino veicoli, attenzione. Ma... Ragazzi, ma... Vabbè. In qualche modo ce l'abbiamo fatta, veramente. Ormai ho già il buzzard distrutto. A noi non ci interessa. Un altro killato così, con una facilità mostruosa, perché le mie kill sono anche queste, cioè proprio la facilità con cui arrivano. Ma noi, ragazzi, in sessione oggi, cioè, non si riescono a trovare avversari del proprio livello, cioè. Allora, richiediamo un laser, ragazzi, perché Courageous devo ancora prenderci la mano, Ah, è andato di qua, va bene. Vabbè, ragazzi, ma qual è il problema? È entrato dentro la moneta, cioè. Noi queste kill ce le mangiamo a colazione. Funziona sto roba. Insomma, si poteva atterrare meglio, eh? Però non siamo esplosi, perché giustamente io sono bravissimo a pilotare ste robe. Allora, vi faccio vedere come si killa uno dentro alla moneta. Si fa prima così e poi così. Proprio sempre lo stesso, però a noi non interessa davvero. Cioè. Mandiamo sto veicolo al deposito che ormai... Cos'è? Sta provando a killare questo, ci sta provando. Non c'è riuscita neanche con l'animazione veramente mia che stavo mettendo il cioccolato. Perché questa era scarsissima, già si vede, però non c'entra. Cioè, se te mi attacchi dovresti quantomeno sapere un po' le basi. Ah, sta provando di nuovo a ritornare da me a killare questo qui. Ok, vabbè.
provaci dai. Vabbè, cioè proprio, ovviamente, non si può pretendere troppo da gente così scarsa, perché già, così scarsa, c'è quello col carico, andiamo da quello col carico, per favore, così almeno c'è un qualcosa di produttivo per la società, altro che, vediamo un po' se lo riusciamo a prendere, vabbè, ovviamente lo mancato, e vabbè, maltero, vabbè, ragazzi. Ah beh, dai, ragazzi, c'è anche abbastanza agevolmente. Cosa mi sta sparando dopo? Ah, c'è proprio killato con una facilità mostruosa, ragazzi. Non so se ci rendiamo conto. Vabbè, raga, veramente, cioè io vi ho fatto vedere, sono stato qui a killare giocatori per non so quanto. Non sembra davvero esserci nessuno, e dico nessuno, all'altezza di un tryhard forte come me. Poi a un certo punto uno si stufa, perché cioè se uno già fa così e fa la kill, cioè poi... capite che uno si stufa, cioè perché fa 2-3 kill a ognuno, ce n'è davanti, cioè. vediamo un po' qua, che fa quello? Ma c'è veramente proprio il livello di oggi, non so, io volevo portarmi qualche sfida vincente, no, tutte cose a senso unico, veramente. Vabbè, sapete cosa fare, condividete il video, iscrivetevi, fatelo, perché ovviamente sono più forte di tutti, mostrate a tutti quanto sono forte su questo gioco. Ci vediamo ai prossimi video.